La spinta principale è stata sicuramente il dolore e questa voglia di scrivere un libro. E poi abbinato al dolore c'è stato anche il miglioramento, cioè dal momento dove mi sono sentita molto meglio rispetto a prima, perché ho studiato delle cose nuove, importanti, perché lavorando ho conosciuto degli strumenti che mi hanno migliorato la vita, allora da lì è diventata quasi una missione voler condividerli con tutti. Sì, oggi se dobbiamo parlare di dolore e piacere, vediamoli sempre come due gambe per stare in equilibrio. Una è il dolore, allora bisogna reggerla con l'altra e bisogna che sia il piacere. Investiamo nel piacere, così almeno abbiamo fonti di piacere sane. La condivisione oggi con tante associazioni di questa città, quanto fa bene sapere che c'è una rete che si sostiene, che è pronta a partecipare per affrontare dei temi così delicati? Io da sola potrei arrivare a fare un passo così, con loro si potrebbe andare molto lontano, quindi sono molto molto contenta e sono anche felice come cittadina di far parte di questa città, di questa regione dove c'è stata questa sensibilità e tutta questa partecipazione a un argomento così importante e delicato come questo. Il tuo auspicio per il futuro? Andare avanti su questa stessa strada, non doverla cambiare.